Gentile signore e signori, buongiorno, qui dallo stadio comunale di Loreo e Gigi Patrian che vi parla per la partita del campionato di promozione girone C fra l'AS di Loreo e Laguna di Venezia. Diamo lettura delle formazioni che sono scese in campo agli ordini dell'arbitro Faraon della sezione di Conigliano, che Diovado e signori, Balestra di Rovigo e Pavonati di Adria. Laguna di Venezia, numero 1 Gatto, 2 Gavagnin, 3 Visentin, 4 Gambin, 5 G Nocchi, 6 Romano, 7 Zennaro, 8 Valentini, 9 Puppin, 10 Dal Col, 11 Scaramaz. A disposizione di mister Vecchiato con il 12 Seguso, 13 Roselli, 14 Sardegna, 15 Antonello, 16 Tenderini, 17 Parolari, 18 Zanusu. ASD Loreo, numero 1 Guarnieri, 2 Toffanello, 3 Zacconella, 4 Zainaghi, 5 Tura, 6 Pavarin, 7 Mazzucco, 8 Bresciani, 9 Cazzadore, 10 Marangò, 11 Pocina. A disposizione di mister Augusti con il 12 Roana, 13 Scarparo, 14 Tiozzo, 15 Bozzato, 16 Vetrano, 17 Luigi, 18 Ghezzo. Tutto è pronto per partire. Il Loreo completa maglia bianca, mentre la squadra del Laguna Venezia, colori sociali, nero-verdi, maglia bianca, pantaloni verdi. Partiti, lancio lungo, a cercare Cazzadore, rilancio da parte di Zennaro e la palla termina direttamente in fallo laterale per la squadra del Loreo. Si appresta Zacconella a questa giocata, palla per Poncina, colpisce di testa però il giocatore Valentini, mette la palla fra le braccia del portiere Gatto. Tutto è pronto per il rilancio da parte del portiere del Laguna di Venezia, lancio lunghissimo sulla fascia sinistra, di testa ancora arriva sulla palla adesso Zainaghi, mette il pallone direttamente in fallo laterale. Dal Col di tacco. Palla che viene giocata ancora e va adesso, c'è un fuorigioco però, fuorigioco. Fuorigioco fischiato dall'arbitro Faraon su segnalazione del suo assistente. Pericolo corso dalla squadra loredana, bisogna stare molto più attenti dietro su queste palle filtranti che possono veramente creare dei problemi. Batte Guarnieri, palla lunga di Guarnieri, colpisce di testa Visentin e mette la palla fra le braccia di Gatto. Sempre Gatto pronto a questo rilancio, batte lungo, ottimo di testa, palla per Cazzadore. Zac, va Zac con calma, la gioca con Turra, Turra sulla fascia destra per Toffanella, gli mette però il pallone in fallo laterale ancora Toffanella per questa giocata. Ancora lunga, palla lunga, fallo adesso fischiato dall'arbitro Faraon. Zacconella sulla palla per questa giocata, palla lunga del Zac, colpisce di testa ancora il giocatore Valentini e mette il pallone direttamente in fallo laterale. Ancora il Zac pronto per la rimessa, lancio lungo del Zac,
palla dentro per il Poncia, va il Poncia, palla sulla fascia destra del Poncia, segnalazione dell'assistente, calcio di punizione in favore della squadra del Laguna di Venezia. In questo campionato di promozione il Laguna di Venezia è primo in classifica, seguito dal Loreo e dal Dolo Venezia, sempre due squadre della provincia veneziana e una della provincia di Rovigo. Siamo anche che Loreo ormai nel basso Polesine è rimasta l'unica squadra importante che, con un campionato importante come quello di promozione, grazie ai sacrifici di tanti personaggi, e questo fa onore ai dirigenti del Loreo. Calcio di punizione, fuori gioco ancora, sarà come al solito Guarnieri a battere. Ancora Zac, lancio del Zac, adesso c'è Bresciani sulla palla, Bresciani ha cercato di servire Cazzadore, adesso è il Laguna di Venezia in possesso di palla, dal Col, gioca molto bene con Zennaro, lancio lungo di Zennaro sulla fascia destra, arriva Guarnieri, fa su il pallone e lo rigioca immediatamente con Tofanello, lancio lungo di Tofanello a cercare il Poncia, e c'è il pallone messo fuori per un colpo subito da Zennaro, anzi si tratta di Valentini, palla che viene riconsegnata a fair play da parte della squadra loredana con Bresciani. Il lancio lungo di Gatto e ancora la squadra fuori gioco di Scaramas. Da Bresciani a Tofanello e c'è ancora palla adesso per Cazzadore, cerca l'1-2 in velocità in cazza ma non ci riesce questa volta, sempre la squadra, e va il Poncia, palla per il Poncia, sbaglia il Poncia questa volta e rigioca subito ma non riesce ad arrivare sul pallone il giocatore della Laguna e il pallone termina fuori. Ci ha provato Cavagnin ma è arrivato in ritardo, il pallone è troppo veloce ed è Zacconella oggi con la fascia di capitano che si appresta a questa giocata, palla lunga, fallo fischiato da Faraò, battuta lunga sulla palla Tofanello, ottima la giocata del giocatore Mazzucco, calcio di punizione in favore della squadra del Loreo, Tofanello sulla palla per battere questo calcio di punizione, palla lunghissima e c'è ancora questo rilancio lungo, Pavarin di testa, Zacconella Bresciani, ancora però non trattiene palla Cazzadore, va il ottimo l'intervento di Zacconella, subisce anche fallo, calcio di punizione in favore della squadra dell'Oreo.
ed è Zac che si appresta a battere questo calcio di punizione. Parte Zac, lancio lungo del Zac, Cassadore, ancora fallo di Cassadore, fischiato dall'arbitro Faraò. Calcio di punizione di fuori della squadra del Loreo, va Zacconella a battere questo calcio di punizione. Abbiamo il piacere di avere con noi Silvano Cester, una persona che ha fatto la storia del calcio polesano. Silvano, un giudizio su questo Loreo e un giudizio sul campionato anche vostro che quest'anno non fate più. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori, telescoltatori. Oggi Loreo incontra il Laguna, che è primo in classifica, è una squadra imbottita di giovani, guidata da quel vecchio marpione che è Dal Col, e il Loreo naturalmente sta facendo fino a questo momento un buon campionato. Io ho detto al direttore generale Bovolenta che questa squadra ha un'esperienza adatta con la rosa che ha tuttora, oggi mancano 3-4 giocatori che sono in panchina, che può aspirare a non dico a vincere, ma a essere fra i primi, fra i protagonisti di questo campionato. Questa partita io vedo che il Laguna è una squadra giovane, una squadra che ha tanto entusiasmo e anche nella mentalità di questi giocatori che sono dell'isola, però il Loreo con la sua esperienza potrebbe anche colpire in contropiede. Non parliamo di quello che è successo a Portovera, però francamente quanto ti manca non avere più la squadra nella tua città? Ecco, diciamo che non voglio parlare di vergogna o altre cose del genere che non farebbero bene, dico solo che con il passato che abbiamo noi, prima con il Contarina, poi con la Cidonara, una squadra con una città con 15.000 abitanti, non è giusto non avere una squadra di calcio. Ecco, anche perché tutti i giovani che sono passati da queste parti naturalmente facevano riferimento al Portovero, e chiaramente mancando il Portovero manca un pezzo del Polesine. L'hai detto con tanto cuore che mi stai facendo piangere. Ciao Silvano, e grazie, a dopo. Adesso c'è questo lancio da parte di Pupin per Scaramal. Pallone che finisce in fallo laterale, però c'è un fallo fischiato dall'arbitro Faraon. Dalle parole di Silvano Cester, che è stato un grandissimo giocatore sia nelle file del Contarina sia nelle file del Rovigo, poi San Donà, c'è un personaggio che ha fatto la storia un po' di tutta la squadra, di tutto il Polesine, dei giovani polesani a qualsiasi livello. Chiaramente quello che ha detto fa molto pensare. Di testa Pavarin. Adesso Guarnieri per Tofanella. Tofanella per Poncia. C'è questo lancio da parte di Zainaghi, che però non trova nessun compagno di quadra pronto a raggiungere il pallone. E si riparte con Ginocchi, da Ginocchi a Romano. Adesso c'è questo rilancio. Ancora di testa il difensore del Loreo, Fabio Cassadore. Bresciani sulla palla, Bresciani per il Zac, va il Zac, cross del Zac, palla giusta del Zac, non ci arriva Mazzucco su questo pallone,
e il pallone termina direttamente oltre la linea del fondo. Ancora tura di testa, ottimo Marangon in questo momento. Ricordo che Marangon è classe 1995, quindi uno dei giovani più promettenti di questo Loreo. Palla ancora per Zac. Prova Zac, ancora per Marangon. Gli mette la palla fuori Gavagnin. Devo dire che anche, come diceva giustamente Silvano Gestel prima, la squadra della Laguna è veramente una squadra di giovani. Mazzucco adesso, ancora Mazzucco per Poncina, arriva Visentin e mette il pallone direttamente, fa la laterale. Tanti 93, 94 e anche 95 nelle file della squadra di mister Vecchiato, e quindi una squadra giovane che si ritrova ad essere prima in classifica. Bella soddisfazione anche per la Laguna di Venezia. Palla lunga, palla ancora per la squadra della Laguna. Adesso se ne va sulla fascia sinistra del Col, lancio lungo sulla fascia destra a cercare Gavagni. Ottimo Gavagnin, e adesso se ne va sulla fascia sinistra Cassadore. Calcio di punizione in favore della squadra dell'Orea. Cassadore che viene richiamato dall'arbitro. Zacconella per questo rilancio ed è ancora Scaramal che la gioca con Gavagni. Ancora Scaramal, sbaglia e va benissimo Marangon, subisce un bruttissimo fallo. Brutto fallo su Marangon. Fischia l'arbitro Farò, calcio di punizione che ancora una volta batterà Zacconella. Zacconella sulla palla, basso questa volta il suo cross. E parte ancora la Laguna, e arriva molto bene, complimenti a Tura. E palla lunghissima a cercare Cassadore, ma sbaglia e rilancia Zainaghi e il pallone termina in fallo laterale. 16 minuti del primo tempo, sempre sul risultato di parità 0-0. Rilancio lungo, palla ancora per Pupin. Arriva però molto bene Pavari che libera, la gioca con Zacconella. Zacconella per Cassadore, fallo su Cassadore, calcio di punizione in favore della squadra del Loreo. Palla per Zacconella Pavarin Zainaghi, ancora Zainaghi, Pavarin, Marangon, fallo ancora su Marangon, lancio lungo questa volta per grande giocata di Zacconella e la palla giusta per Mazzucco. Un attimo di ritardo per il ragazzino dell'Oreo, comunque l'intenzione era giusta. Bresciani, e Mazzucco si porta direttamente il pallone in fallo laterale. Fallo laterale per la squadra del
calcio di punizione adesso fischiato dall'arbitro, farà un calcio di punizione fuori della squadra della Laguna di Venezia, battuto immediatamente da Valcol. Lancio ancora dentro, colpo di testa, adesso c'è Zacconella sulla palla, controlla, lascia che il pallone esca direttamente oltre la linea del fallo laterale da Zacconella a Bresciani. Lancio lungo di Bresciani a cercare ancora una volta Fabio Cassadore. Lancio lungo, Evan Zainaghi. Pallone fischia comunque l'arbitro, un calcio di punizione fuori dalla squadra della Laguna di Venezia. Ho il piacere di avere con me anche il grande Tessarin, l'uomo direttore generale, direttore sportivo, factotum del Porto Vira, qui a vedere la partita oggi. Un suo commento su questi primi minuti di questo primo tempo. Beh, qui, i primi minuti qui sono all'incirca alla pari come gioco, qui c'è Dal Col che fa il regista, la squadra è molto giovane e veloce della Venezia, però penso che Loreo abbia tutte le capacità e anche la squadra tipo, al di là che manchi segato in questo momento, ma può far su la partita. Adesso si stanno studiando, ma è un bel inizio come partita. Le posso chiedere una cosa? Quanto le manca lo stadio vuoto di Porto Vira? A me manca moltissimo, logicamente, però cioè, il tempo è questo e dobbiamo soggettarsi a questo problema. Porto Vira non meritava questa situazione, vedremo poi in seguito le nuove generazioni, visto che quelli che ci hanno abbandonato in questo momento si interessano completamente di niente, compresa l'amministrazione. Tanti auguri. Grazie a Tessarin per questo suo intervento. C'è adesso un calcio di punizione in favore della Laguna di Venezia, sulla palla Zennaro, salgono anche i centrali difensivi per colpire di testa, Zennaro sulla palla, e i soliti abbracci dentro l'area di rigore, controlla l'arbitro Faraon, tutto è pronto, batte e l'arbitro gli dice devo fischiare io, altrimenti io cosa ci sto a fare qua? Fischia l'arbitro e si deve tornare a battere questo calcio di punizione. Tutto è pronto, fischia l'arbitro questa volta, partito questo, va Guarnieri, grande pugno di Guarnieri che libera, palla adesso per Zennaro. Zennaro ancora, Zennaro, prova la botta da fuori, non riesce, palla per ancora in anticipo su tutti, il giocatore della squadra del Laguna di Venezia, palla ancora per Zennaro, motorino veramente questo giocatore, palla per Visenti, lancio lungo dentro, e arriva Guarnieri, fa su il pallone e si appresta a questo rilancio. Lancio lungo di Guarnieri. Zainaghi per Bresciani. Bresciani per Izak. Vai Izak. Botta di Izak! E parata di Gatto
Grande botta del Zac, ma la distanza era notevole e il portiere Gatto non ha avuto difficoltà a far suo il pallone. Adesso c'è Zennaro, arriva molto bene Turra, Zainaghi, Bresciani, palla ancora per palla che finisce fuori, voleva il fallo Ginocchi. Ancora Zacconella, palla lunga di Zacconella, colpisce di testa Cazzadore. C'è un giocatore del Laguna che zoppica un po'. Palla per Zacconella. Palla dentro di Zacconella. Però arriva prima di tutti Visentin. Colpisce di testa e mette il pallone fra le braccia del portiere Gatto. Lancio lungo di Gatto. Sulla palla Pavarini di testa, mette il pallone direttamente in fallo laterale. Fallo laterale. Palla lunga, arriva di testa, arriva di coscia Zainaghi e mette il pallone direttamente in fallo laterale. Laterale con Gavagnin pronto a questa rimessa. Gavagnin, lancio lungo di Gavagnin e palla in favore della squadra del Loreo con fallo di Gavagnin su, viene anche ammonito Gavagnin per questo fallo su Marangon. Zacconella per questa battuta, Zacconella per Toffanello sulla fascia destra, va Toffanello, ancora Toffanello, non riesce però a servire nessun compagno di squadra e riparte, riparte la squadra del Laguna Venezia con Romano, altro rilancio, palla per Dal Colle. Prima intenzione di Dal Colle, Zainaghi, lancio lungo di Zainaghi, va Fabio Cazzadore di testa, però mette direttamente il pallone in fallo laterale, Gambin. Toffanello per questa rimessa. Palla dentro per Toffanello, per Sandro. Per Fabio Cazzadore, adesso c'è questo fallo laterale ancora in favore della squadra loredana e viene ammonito, il espulso, direttamente espulso Scaramal, viene espulso Scaramal. Espulsione del numero 11. Probabilmente ci sono state, avrà offeso chiaramente il direttore di gara, perché è un'espulsione del genere. Per essere espulso direttamente deve, senza ombra di dubbio, aver offeso il direttore di gara.
altrimenti non, non può essere. Espulso. Comunque adesso Loreo in 11 uomini. Ancora sulla palla Bresciani. Tofanello all'uncio lungo a cercare Poncina. Dal gol. Ancora dal gol. Zennaro. Marango. Marangon gli mette però il pallone direttamente in fallo laterale, palla per ancora Bresciani, ancora Bresciani, palla lunga di Bresciani, giusta, ma nessun giocatore del Loreo va su questo pallone che finisce direttamente fra le braccia di Gatto. Ancora Loreo, ottimo Zainaghi su questo pallone, palla per Tofanello, Tofanello ancora Zainaghi, porta palla Zainaghi, lancio di Zainaghi a cercare Fabio Cassadore in area di rigore, Fabio palla dentro, lunga però per tutti, Zennaro dal gol, va dal gol adesso. Ripartenza della squadra della Laguna con un dal gol e c'è un fallo, c'è un fallo da parte di Pupin su Turra, calcio di punizione in favore della squadra del Loreo. Zacconella sulla palla, una Zacconella per Bresciani, palla ancora per Fabio Cassadore, 1-2 rapido, ottima la giocata col Poncio, ottima questa azione da parte della squadra del Loreo. Turra sul pallone, ottima questa giocata, adesso è Loreo, adesso è Loreo, ancora Fabio sulla palla, Fabio vai Cass, vai Cassadore, palla per Zainaghi, palla per Bresciani, arriva anche Pavarin, Pavarin ancora per Poncina, che tacco, cerca di servire Marango, ma il pallone termina direttamente fra le braccia di Gatto. Ancora Marango. Zennaro, lancio lungo di Zennaro, proprio Pupin, dal gol. Dal gol, ancora per Cavagni. Ancora per dal gol, fuori gioco. Fuori gioco, fischia, fischia l'arbitro. Abbiamo con noi il più grande portiere mai nato in provincia di Rovigo. Lui si chiama, come ti chiami che non mi ricordo più? Bovolenta e dopo? E Gino. Ok. Allora Gino, un giudizio su questo primo tempo. Ma guardando così la classifica, vedendo che stanno, diciamo così, come classifica primeggiando, è un po' deludente un primo tempo, diciamo che per come la vedo io, che sta disattendendo quelle che erano le premesse della vigilia. Sì, poco, ecco. Gioco d'attacco, sì, ecco. Forse il centrocampo e le difese stanno comandando la partita, dico sì, bene? Sì, certamente è un gioco un po' involuto che si tende con lanci per andare alla conclusione, però non vedo chi
possa essere. Non c'è stato ancora un tiro in porta. Che possa, ecco appunto, come si possa vincere le partite senza tirare in porta, cioè, mi sembra sia molto. E credo che tu abbia centrato in pieno il problema. Tutto. Però la domanda che ti voglio fare prima di lasciarti vedere la partita con calma. Quanto ti manca lo stadio di Porto Vero? Io sarò anche nostalgico, ma insomma ho fatto una vita giocando il calcio e rimane pur sempre il mio paese, ho detto tutto, insomma. Mi manca tanto, ma forse è quello che alla lunga meritiamo in questo momento. Bene, buona partita Gino, ci sentiamo più tardi, ciao, okay. Grazie. Parla adesso per Poncina. C'è anche un giocatore dell'Oreo a terra. E c'è Gatto sulla palla. Per questo rinvio, per questo rilancio. Ottimo di testa Pavarin. Adesso c'è Gavagni sulla palla. Lo controlla Isaac, Isaac gli ruba la palla, Marangon che parte, ottimo Marangon, subisce fallo Marangon. Battuto immediatamente per Tofanella, palla per Poncina per Zainaghi sulla fascia sinistra ancora per Marangon, uno contro uno di Marangon, cross di Marangon e il pallone che viene messo direttamente in calcio d'angolo da Visentin. Ricordo che il Loreo sta giocando in 10 contro 11, è stato espulso il giocatore della squadra del Laguna di Venezia, il numero. Undici, Scaramal. Marangon che va a battere questo calcio di punizione. Marangon che parte, palla dentro di Marangon, Poncina di testa. Palla ancora per Bresciani, con calma per il rilancio di Zacconella, sul quale però nessun compagno di squadra arriva, il pallone termina direttamente oltre la linea del fondo. ...35 minuti del primo tempo, molto bene Zainaghi di testa, adesso c'è un fallo su Marangon, ancora Zainaghi, palla per Tofanella sulla fascia destra, cross di Tofanello troppo lungo, ma arriva il Poncio, arriva però anche Ginocchi e di testa mette direttamente in calcio d'angolo. Ottima la prova del numero 5 della Laguna di Venezia, Ginocchi, veramente un ottimo difensore, classe 94, un giovane molto molto in gamba. Ancora Zacconella e libera la difesa del Laguna. Palla per Pavarin da Guarnieri, lancio lungo di Pavarin e adesso c'è questo colpo di testa a cercare Poncina da parte di Turan, ma nessuno arriva sulla palla e Gatto. Rilancio di Gatto. Ancora la squadra del Laguna con Gavagni per Dacol. Arriva Marangon. Ancora la squadra del Laguna.
Laguna con Gavagni. Ancora Gavagni. Pallone che viene controllato da Zacconella. E ci sarà adesso questo rinvio da parte di Guarnieri. Da Guarnieri a Zac. Fa Zac, controlla, la gioca con Zainaghi. Zainaghi indietro per Pavarin. Ancora per Zacconella. Zacconella per Bresciani. Lancio di Bresciani. Fabio Cassadore. Cassadore ancora. Gran botta di Cassadore. E grandissima parata di Gatto. Lancio da parte di Gavagni. Zainaghi. Fallo su Fabio Cassadore. Calcio di punizione in favore della squadra. E Zacconella che è sulla palla per battere questo calcio di punizione. Quando siamo al 40° minuto del primo tempo, sempre sul risultato di 0-0. Vai Zac, botta del Zac, rilancia ancora Zac. E c'è un fallo di Cassadore fischiato dall'arbitro. Farò calcio di punizione in fuori della squadra del Laguna, sempre 0-0. Gatto. Lancio lungo. E c'è adesso. Tutti volevano il fallo su Fabio Cassadore. Ginocchi. Ginocchi, palla lunga, nessun tipo di problema sulla palla. Tofanella, da Tofanella sulla fascia destra per Mazzucco. Poncina, ancora Tofanella che però sbaglia il rilancio e il pallone termina direttamente in fallo laterale. Fallo laterale per la squadra del Laguna che sta giocando in questo momento in 10 uomini. Ancora la squadra del Laguna con Romano. Fallo laterale ancora. Lancio lungo. Palla però consegnata direttamente alla difesa del Laguna da giocatore Tofanella. Ancora Tofanella questa volta. Lancio lungo. Palla per il Poncio di testa. Ci ha provato Cazzadore. Magatto fa buona guardia, fa su il pallone e si appresta a rilancio. Rilancio del Gatto, palla per Pavarin. Marangò. Gli ruba palla però Zennaro. Lancio di Zennaro a cercare Pupin. Pavarin mette il pallone però direttamente in fallo laterale. Palla laterale per la squadra della Laguna di Venezia. Quando siamo al 42° minuto del primo tempo, sempre sul risultato di parità 0-0. Gavagni, palla dentro. Palla sui piedi di Romano.
Il capitano però non è riuscito a centrare. Adesso c'è un fallo. Adesso c'è un fallo in favore della squadra del Loreo. Già battuto da Tofanello per Bresciani. Da Bresciani a Zacconella. Da Zacconella a Marangon. Ancora Zacconella. Va in velocità Zacconella. Palla dentro del Zac. Ed è... grande palla che arriva Zainaghi, che non riesce però a colpirla bene, e il pallone prende veramente una traiettoria facile per Gatto, che rimette immediatamente e mette il pallone in fallo laterale. Fallo laterale, palla per Poncina, e ancora Visentini adesso sulla palla, ancora Visentini. Da Visentini per Zennaro. Da Zennaro sulla fascia sinistra per Dalcol. Dalcol per Pupin. Ancora Dalcol. Dalcol per Zennaro. Zennaro per Pupin ancora. Botta di Pupin. Ottima questa azione da parte del Laguna. Ottima questa azione veramente. Ma riparte il Loreo immediatamente con Massucco. Va Massucco, palla lunga di Massucco. E c'è però che fa buona guardia Romano. Ancora Ginocchi. E ancora Bresciani. Bresciani per Zac. Ancora Bresciani. Palla per Dalcol. Dalcol per Gavagni. Lavagni che la gioca sulla fascia sinistra per Romano. Pallone che filtra, nessuno arriva. E De Guarnieri che lo fa sua. Zacconella. Rilancia a lungo Zacconella, ma il pallone arriva fra le braccia di Gatto. Nessun problema per il portiere. E ancora la squadra del Laguna in possesso di palla, ancora con Romano. Ottimo questo rilancio per Gavagni. Va Gavagni, arriva però grande Isaac, fa suo questo fallo laterale, arriva giusto Isaac. Zainaghi. E termina in questo momento il primo tempo qui allo stadio comunale di Loreo fra le squadre del Loreo e del Laguna di Venezia sul risultato di parità 0-0. A risentirci per i prossimi 45 minuti. Villa Momis, ristorante e pizzeria a Cavarzere, Venezia. Nella sua rurale struttura dispone di oltre 300 posti in due grandi sale, un giardino con 100 posti